eccola così. Dai, attenzione. Via motore. Azione. Efisio, fa un passo avanti. Claudio, entrate. Stop. Va bene. Ma da vicino come faremo? È tutto Di un attacco è meglio. Ma molto meglio. Si attaccano, non capiscono perché. L'altra volta si ricordano, sì. Attaccati perfettamente. Adesso beh. Allora Valletti, ha capito come deve fare, no? Arriva lì, si spoglia, butta la vestaglia sulla. Accende la candela e viene avanti tenendo la candela. L'accenderia, perché altrimenti lì sono tutti nudi dove le tengono. È una particina cattiva per me. Non esiste. Però la prossima scena vedrai cosa farai. Meno male, va. Vedrai cosa farai, non hai idea. Meno male. Sì. La vestaglia però, la candela accesa. No, lei deve togliersi la vestaglia. Qui allora. Qui. Si toglie la vestaglia, la butta sulla sedia, prende la candela, l'accende, sì. E poi piano piano, senza aver fretta, con questa candela accesa, va lì e quando è vicino finge di bruciare il sesso di Tonino. Si avvicina così. Si avvicina soltanto così al sesso. È lì dello stop. Attenzione! Allora, come prima, faccio una panoramica in più, all'azione voi ti lamenti, gridi e voi lo tenete fermo, a Valletti accende la candela, attenzione, ecco Giorgio, ecco, sei ancora un po' più a sinistra, ecco, avvicinati un po' Umberto, ancora un po', là, sì, Tonino, tu guardi in macchina, Tu guardi dentro qui, capito? All'azione, tu urli, piangi guardando il più che puoi dentro in macchina. Voi no invece, lo tenete fermo normalmente, Attenzione, via motore. Azione! Urla, guardi in macchina! Guardi in macchina! Urla, urla! No, Valletti! Ho detto che volevi fare lezione da quando le dico Valletti! Numero. Scusa, mi il fuoco un attimo, questo non è più. Ma di sola, sì, sì. Dovete tenerlo più fermo voi. A un certo punto fa una cosa. Chi lo sa far meglio? Con più cattiveria. Tu lo prendi per qui. Lì tieni ferma la testa, in modo che lui va meno su e giù, stai un po' fermo in voi e vedo gli occhi, capito? Attenzione, via, motore, dai, diventa serio Tonino, guarda la macchina, dai, urla! No! 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 Non ridere, no! Non ridere. Apri gli occhi! Apri più gli occhi! Apri più gli occhi!
Il film era stato offerto a Sergio Sitti e io ho lavorato con lui alla sceneggiatura. E il mio principale apporto a questa sceneggiatura è consistito nel dare alla sceneggiatura una struttura di carattere dantesco che probabilmente era già nell'idea di De Sade. Cioè ho diviso la sceneggiatura in gironi e ho dato loro insomma una specie, ho dato alla sceneggiatura una specie di verticalità e di ordine di carattere dantesco. Ma mentre lavoravamo appunto questa sceneggiatura, Sergio Sitti pian piano si disamorava perché gli era venuta un'altra idea, l'idea di un altro film. E io invece pian piano me ne innamoravo. E mi sono innamorato definitivamente quando è venuta questa illuminazione, quando si è venuta l'idea di trasporre De Sade nel 44 a Salò. L'idea di un film non è mai prodotto di una serie di pensieri. C'è una serie di pensieri che viene interrotta semmai da un'illuminazione, come è stato nel caso appunto di De Sade. Questo lampo l'ho avuto nel momento in cui ho deciso di trasporre le 120 giornate di Sodoma nella primavera del 44 e ho visto quindi la coreografia fascista. Lo schema formale, l'illuminazione che ho di quello che deve essere un film, che è inesprimibile in parole, o tu lo capisci o non lo capisci, non te lo so dire. Cioè quando decido di fare un film lo decido perché ho una specie di illuminazione che è l'idea formale del film, è la sintesi del film. Il sadomasochismo è una categoria eterna dell'uomo, c'era il tempo di De Sade, c'è oggi eccetera eccetera, ma non è questo che mi importa. Cioè mi importa anche questo, ma il reale senso del sesso nel mio film è quello che dicevo, cioè una metafora del rapporto del potere con chi gli è sottoposto. Tutto il sesso di De Sade, cioè il sadomasochismo di De Sade, ha dunque una funzione ben specifica, ben chiara, cioè quella di rappresentare ciò che il potere fa del corpo umano, la riduzione del corpo umano a cosa? La mercificazione del corpo. Cioè praticamente l'annullamento della personalità degli altri, dell'altro. E quindi un film non soltanto sul potere, ma su quello che io chiamo l'anarchia del potere, perché nulla è più anarchico del potere. Il potere fa praticamente ciò che vuole e ciò che il potere vuole è completamente arbitrario o dettatoli da sue necessità di carattere economico che sfuggono alla logica comune. Ma oltre che un film sull'anarchia del potere, questo film vuole essere anche un film sulla inesistenza della storia, cioè la storia così come vista dalla cultura eurocentrica, il razionalismo e l'empirismo occidentale da una parte e il marxismo dall'altra, nel film vuole essere dimostrato come inesistente. Beh, non direi per i nostri giorni, lo prendo come metafora del rapporto del potere con chi è subordinato al potere e quindi vale in realtà per tutti i tempi. Evidentemente la spinta è venuta dal fatto che io detesto soprattutto il potere di oggi, è un potere che manipola i corpi in un modo orribile che non ha niente da invidiare la manipolazione fatta da Himmler o da Hitler. Li manipola trasformandolo nella coscienza, cioè nel modo peggiore, istituendo di nuovi valori che sono valori alienanti e falsi, i valori del consumo che compiono quello che Marx chiama un genocidio delle culture viventi, reali, precedenti. Per esempio, ha distrutto Roma, per esempio, non esistono più i romani, ecco, un giovane romano non c'è più, è un cadavere, è il cadavere di se stesso che vive ancora biologicamente ed è in uno stato di imponderabilità tra gli antichi valori della sua cultura popolare romana e i nuovi valori piccolo borghesi consumisti.